tutti gli amici dei gruppi che ci hanno onorato e la loro presenza, il vicepresidente nazionale Verdiani, il presidente regionale di Pietro, l'amico del provinciale, i vari gruppi, le associazioni. Vedete, Borgo è una realtà molto viva. Oltre ai Frafres ci sono tantissime altre associazioni e tutti insieme si cercano di riportare un pezzettino. Noi siamo orgogliosi di aver raggiunto di festeggiare questo traguardo, 70 anni formali, poi leggerete nel libro la donazione di sangue a Borgo San Lorenzo, iniziata almeno un decennio prima, all'inizio degli anni 40. Poi si è formalizzato, l'abbiamo fatto oggi in concomitanza con tante altre iniziative, perché il 18 maggio 1954 è il giorno ufficiale di nascita del gruppo. Quindi noi a novembre si doveva fare il calendario, si doveva mettere evidente, e a novembre si decide di fare la festa. Oggi non si sapeva se c'era il sport, c'erano tutte le altre iniziative. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ospita qui. Noi siamo orgogliosi perché il nostro è il terzo gruppo di donatori di sangue nato in Italia, dopo Empoli, e li ringrazio gli amici di Empoli di essere presenti, e Rifredi, non dico che è stato il primo perché c'è una diatriba accesa sulla procedura, noi siamo terzi, si arriva nel gruppo. Poi tra i nostri fondatori spicca la figura di dottor Guglielmo Sanguinetti, che era un parmigiano, era di Parma, ha fatto 25 anni in media condotta a Borgo, e il dottor Ceri, che era il direttore dell'ospedale di Lugo, chiese a Sanguinetti e al dottor Mercatale di trovargli un gruppo di persone per donare il sangue per l'ospedale. E questo primo nucleo all'inizio degli anni 40 diventò subito essenziale, perché il 30 dicembre del 1943 ci fu il bombardamento di Borgo San Lorenzo, ci furono 109 morti e tantissimi feriti, e molti si salvarono grazie a lui. Poi abbiamo un'altra caratteristica, la goccia di cuore, il nostro simbolo, disegnata e regalata al gruppo da un borgigiano, Paolo Parisi. Oggi si è aggiunto un altro pezzetto, Pieri Lini, che entra a far parte della storia del gruppo con la sua opera d'arte che ci ha regalato. Come gruppo stiamo andando abbastanza bene, dopo il periodo della pandemia siamo in ripresa con le donazioni anche come numero di donatori. Sappiamo che il sangue non è mai troppo, manca in particolar modo il plasma. Noi siamo un pezzettino dei Frafres, noi facciamo sulle 600 donazioni l'anno, il Frafres provinciale fa più di 16.000 donazioni. Il regionale ne fa 63.000 in Toscana, il nazionale, dimmi se sbaglio, 120.000 donazioni in un anno. Quindi siamo parte di una grossa famiglia e il nostro compito è quello di cercare, come quello di tutte le associazioni che organizzano donatori di sangue, di cercare di sensibilizzare tutte le persone che godono di buona salute affinché si uniscano a noi diventando donatori di sangue. Sia per continuare a scrivere ancora tante pagine del libro della nostra storia, ma principalmente per dare risposta a tutte quelle persone che aspettano questo nostro gesto per poter continuare a vivere. Quindi questa è la cosa essenziale. Allora, poi vi daremo a tutti una copia del libro. Abbiamo stampato questo libro perché non andasse dispersa anche tutta la documentazione storica. E ringrazio Aldo Giovannini, che è la mente storica del nostro paese, perché molte fotografie delle più vecchie le abbiamo attinte al suo archivio. E grazie anche a Alessandro Manchi, il professor Alessandro Manchi, che ci ha dato mano nella ricerca storica. Ecco, iniziamo a consegnare dei riconoscimenti partendo dai presidenti. I presidenti, io sono il nono presidente dei Frafres di Borgo. E ci siamo chiesti, come mai 70 anni sono 9 presidenti? Sono 9, la risposta è questa. Perché fino agli anni 70 non esisteva un gruppo autonomo. I Frafres erano organici alla misericordia e non c'era un presidente, c'era un componente del magistrato
che il provveditore incaricato di seguire i donatori di sangue, quindi i presidenti hanno organizzato quando c'è stata la separazione formale dei due enti e quindi lì siamo partiti. Allora io invito, il primo presidente è stato Tommaso Gramigli, invito i familiari se sono presenti per consegnare la targa di Tommaso Gramigli, se non ci sono poi gliela faremo avere. Il secondo presidente dopo Tommaso è stato Luigi Barletti, che ci ha lasciato qualche mese fa. L'italiano, tutti i più vecchi come me lo ricorderanno, Pia Martini.
nottata, in segno di rispetto per questa figura, Don Astor fu nominato presidente onorario, non è mai stato presidente dall'altro gruppo, fu nominato presidente onorario come segno di rispetto che tutti i donatori verso la sua figura. Di trovare medici,
Qui noi abbiamo una grossa fortuna e quindi prendiamoci la fretta da avere il 100%. Come dicevo, insieme a Franco Coscioni c'è anche un personale d'eccellenza. E quindi se c'è qualche rappresentante del centro trasfusionale che si dà a Franco, sono laureati, perché abbiamo un personale eccellente, guardate, oltre alla professionalità anche dal lato umano sanno mettere a loro agio i donatori, sono persone molto tranquille, quindi i donatori che vanno a donare si trovano veramente a loro agio, quindi io ringrazio tutto il personale del centro. Dateglielo voi, insomma, dai. Prendilo. Hai anche un po' di libri, quello che mi porterà a sera, ragazzi. Dopo prendo, dai. E guardate, non è come ora una giornata da aereo sono andato, ora ci voleva 3 mesi a andare in Siam e 3 mesi a tornare. Per questa sua conoscenza dell'Oriente, cucini, lo chiamò a fare la scenografia della Turandot, ha fatto l'allenamento alle ferme, insomma, tantissime cose che io ho imparato recentemente. Poi, quello che realizza lo scarabeo, lo massimo della beneficenza che il Comune di Monte dà tutti gli anni, noi l'abbiamo avuta 10 anni fa. Quindi lo ringrazio perché da oggi entra a far parte della storia del nostro Comune. L'ultima targa all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale perché c'è sempre stata molto vicino, vedete, non ci fanno mai mancare, vedi Cristina? Vedi Cristina? Non ci fanno mai mancare, noi siamo fuori dalla madre di Cristina. Non ci hanno mai fatto mancare, no, a noi, a tutte le associazioni, ma all'associazione di donatori di sangue, del resto non potevamo averne dubbi, perché il nostro sindaco Paolo Lumoni, prima di essere eletto sindaco 10 anni fa, è stato il primo presidente dell'ABI di Borgo San Lorenzo e quindi conosce bene quelle che sono le problematiche che stanno rappresentando la situazione di Santo. Quindi lui, Carlotta, vice sindaco Cristina Vecchi, candidata sindaco delle prossime elezioni, ci hanno sempre dato una mano e quindi noi li vogliamo ringraziare con questo. Al volontariato del sangue, quindi vi ho visti sul campo, abbiamo collaborato e ho visto quanto è importante, certamente chi dona il sangue, perché senza il sangue tante cose non si potrebbero fare, ma altrettanto importante il ruolo da avere dei dirigenti associativi, perché la programmazione del sangue, quando c'è bisogno di un gruppo piuttosto che di un altro, è molto importante che ci sia chi dona il sangue, ma ci siano anche, oltre a chi dona il sangue, gestisce le associazioni e fa tutto quel lavoro incredibile di promozione della donazione, di chiamata dei donatori, e forse è anche per questo, e sottolineo anche, Franco Coscioni ha bisogno
ed è un complimento che gli rifacciamo tutte le volte, avere una struttura dove si trova un servizio e delle persone, ormai sono diventate veramente come entrare in famiglia, quando si va a donare il sangue, non lo diamo per scontato perché lo ricordavo io, in tante zone questo non c'è. Purtroppo di sangue c'è sempre bisogno, abbiamo superato il periodo drammatico del Covid e nonostante quello, bene o male, siamo riusciti forse a rimandare qualche intervento programmato, ma per l'urgenza c'è sempre stato il sangue e il plasma di cui c'era bisogno. Certo, ancora oggi c'è una piccola percentuale di popolazione che potrebbe donare il sangue che lo fa. Bisogna lavorare perché sempre più persone, sempre più giovani possano donare il sangue, perché io l'ho sempre definito l'atto di solidarietà più bello. Si dona tante cose, si dona il tempo, si può donare delle risorse economiche per una cosa, ma noi quando andiamo a donare, doniamo la sacca di sangue, di plasma, di cloroplasma e non sappiamo chi la userà, quindi è forse l'atto di donazione più bello di tutti, perché il destinatario non lo conosceremo mai, ma è altrettanto importante che quando uno c'ha bisogno il sangue ci sia. Quindi grazie davvero e grazie a tutti i donatori. Grazie.